XVIII secolo, in un piccolo villaggio situato in Russia, un uomo stava tranquillamente lavorando nei campi, finché non rinvenne una piccola statuetta. La statuetta aveva le sembianze di un essere umano. L'uomo la prese e la portò a casa sua. Da quel momento, quell'uomo incominciò ad impazzire e tutto il suo bestiame incominciò a morire in circostanze misteriose. Dopo pochi mesi, l'uomo fu ritrovato senza vita in casa sua. La causa del decesso fu strangolamento. Alcuni avventurieri che si sono recati in questa casa hanno dichiarato che una volta entrati in questa casa siano stati aggrediti da una forza invisibile. Il canale Ghost Paranormal ha deciso di andare ad indagare. Appena cominciate le indagini, succedono già delle cose molto strane. Mentre il cacciatore di fantasmi controlla la casa, si sentono strani rumori. L'uomo continua a ispezionare la casa. Da lì si susseguono fenomeni poltergeist. Il cassetto di un comò viene aperto da una forza invisibile. L'uomo decide di controllare anche altre stanze. In una di queste trova un armadio con un vetro. Il Ghost Hunter incomincia a sentire dei rumori, come se qualcuno stesse graffiando il vetro. Avvicinandosi, riprende questa scena. Qualcosa incomincia a graffiare il vetro, disegnando su di esso una croce. Finita la croce, sembra che lo strano spirito si sia fermato, per poi riprendere ciò che aveva iniziato. I fenomeni a un certo punto smettono. L'uomo così decide di andare a controllare altre stanze, ma ciò che lo aspetta farebbe scappare chiunque. Mentre l'uomo fa alcune domande, viene sollevato da una forza invisibile. Dopo vari tentativi di liberarsi, l'uomo ci riesce. Per non correre più nessun rischio, decide di raccogliere la sua attrezzatura e di andare via. Ma i fenomeni non finiscono lì. L'uomo incomincia a sentire qualcuno che corre. Allo stesso tempo, la porta di un'altra stanza viene chiusa da qualcosa o qualcuno. Di tutte le esperienze che ha avuto questo cacciatore di fantasmi, credo che questo sia proprio quella peggiore. Il video finisce qui e noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!